Oggi facciamo quattro passi in via d'Ossena. È passato diverso tempo da quando è stata ristrutturata e la situazione purtroppo non è cambiata molto. Qui vediamo già i vandali in azione, o se si preferisce i teppisti. Le fioriere sono già quasi tutte rotte. Arrugginite, ripiegate su se stesse. Il rifacimento dell'asfalto e dei marciapiedi è di qualità, indubbiamente. Peccato che si è pensato di mettere queste fioriere che effettivamente, oltre a essere in uno stile troppo moderno e troppo piccole per la zona, sono decisamente scadenti. A completare l'opera ci pensano i vandali, che non mancano, anche perché tra l'altro la zona non è controllata. Minori agenti della polizia municipale sulle strade da qualche anno, minori telecamere e il teppismo che è cresciuto in maniera abnorme in questi ultimi tempi. E soprattutto per la decisione di renderla pedonale è diventato il deserto dei tartari. I commercianti, a distanza di tempo, continuano ad affermare che non è cambiato nulla, anche se è stato fatto il parcheggio nella zona dell'ex GIL, Corso Monferrato, i lavori sono finiti, Piazza Gobetti è stata sgomberata, ma purtroppo quando i clienti iniziano ad abituarsi ad andare da altre parti, in parte non ritornano più. Quindi forse se si fosse atteso a fare la zona pedonale, almeno questo, e soprattutto se si fosse fatta l'arredamento un po' diverso e con maggiori controlli, probabilmente non avremmo questa situazione, ma ormai i giochi sono fatti.